Ansia Inter, il rinnovo di Alessandro Bastoni in alto mare. Ecco i possibili eredi. Alessandro Bastoni potrebbe non rinnovare con l'Inter. Una situazione molto simile a quella di Skriniar. Il centrale ex Parma va verso la scadenza del contratto e ad oggi c'è una distanza abbastanza ampia tra domanda e offerta sul prolungamento del contratto, così come per le modalità. Il tempo stringe. Il club vuole evitare un altro addio pesante a costo zero. Ecco le ultime sul difensore. Ogni scenario al momento è possibile. Nel giro dei prossimi due mesi si deciderà il da farsi e arriverà un verdetto. L'Inter vuole far rinnovare il contratto a Bastoni, in scadenza a giugno del 2024. Dopo quel limite, da non escludere neanche la cessione che permetterebbe quantomeno di ricavare qualcosa in termini economici. L'Inter e l'agente di Bastoni, Tullio Tinti, si sono già incontrati, ma Rotta e Ausilio hanno ribadito la volontà di blindarlo. Il primo summit lo scorso dicembre, senza trovare un'intesa neanche sulle modalità e allora non si parlò neppure di cifre. La società nerazzurra avrebbe voluto discutere un rinnovo non facendo scattare immediatamente l'adeguamento contrattuale, ma solo a partire dalla stagione 2023-2024. Mossa che il difensore non ha particolarmente gradito. Bastoni percepisce attualmente poco meno di 3 milioni di euro di parte fissa, con bonus che lo portano a toccare i 3,5 milioni. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il nodo è un aumento che il difensore vorrebbe fino ad arrivare a guadagnare più o meno il doppio, circa 5,5 milioni. L'Inter mette sul piatto intorno ai 4 milioni di base fissa, al netto di bonus di rendimento. La distanza non è minima. Il Manchester City ha già chiesto informazioni e anche il Chelsea è pronto a inserirsi. Con le Euroleghe che dunque incombono. Se Bastoni saluta in estate, l'Inter va dritta su Giorgio Scalvini. Il classe 2003 dell'Atalanta ormai titolare fisso con Gasperini è indicato come possibile erede ideale dell'ex nerazzurro. La Dea lo valuta però 40 milioni di euro, servirebbe un investimento pesante.